La TEV studia e approfondisce il concetto di chakra come nessuno aveva fatto prima, arrivando addirittura a spiegare qual è la natura interna di un chakra, come è fatto dentro, in base a cosa funziona e quali sono le relazioni fra un chakra e un altro. Questo perché nella TEV si è espanso enormemente sia la conoscenza delle funzioni dei singoli chakra, sia la quantità di chakra che in realtà possediamo. Questo sulla base della pura sperimentazione. Gli studi di TEV infatti nascono da un gruppo di ricercatori che, in base alle singole esperienze messe in comune, vagliato cosa funzionava e si sono visti dei risultati molto diversi da quello che prima si pensava fosse. Ad esempio, parliamo solo di relazioni fra chakra e organi. Nella TEV si studia così. Prima si va a testare lo stato di tutti i chakra del corpo. Dopodiché si invia energia a un chakra e si testa di nuovo e si vede che cosa cambia. E quindi possiamo testare, ad esempio, prima analizzare lo stato di tutti i chakra, poi analizzare lo stato energetico di tutti gli organi, poi inviare energia a un singolo chakra e vedere quale organo viene potenziato. In base a questo si è potuto elaborare una mappatura dei chakra molto diversa da quello che si supponeva essere in precedenza. Ad ogni modo, questa è soltanto una fetta della TEV. La TEV è una disciplina in continua evoluzione e ogni tot tempo viene aggiornata con conoscenze nuove.